La sua presenza ha fatto notizia perché quando si muove Maria Elena Boschi è sempre una notizia. L'occasione è stata data dall'Assemblea Provinciale di Italia Viva che per la prima volta ha radunato i fidelissimi di Renzi nell'Aretino. La relazione di Gianni Olivelli ha aperto il dibattito che ha visto per protagonista Stefano Scaramelli, l'uomo forte dei renziani in Toscana, e Maria Elena Boschi che abbiamo avvicinato prima dell'inizio dei lavori. È un momento difficile perché le scene drammatiche che arrivano dall'Ucraina colpiscono tutti con la loro tragicità, con le violenze che stanno subendo in quel paese, ma anche con l'emergenza umanitaria dei profughi che stanno arrivando anche in Italia, oltre che nel resto d'Europa, e con la grande generosità degli italiani, a cominciare da tutto il sistema del terzo settore, che stanno provvedendo alla prima accoglienza. E purtroppo la guerra ha peggiorato una situazione già grave a livello economico, dovuta all'aumento dei costi delle materie prime e soprattutto dell'energia, che ovviamente ha delle ricadute molto pesanti anche sulle imprese italiane, sui piccoli artigiani, ma anche su gran parte delle famiglie. Ecco, la vostra posizione? Noi crediamo che l'urgenza in questo momento sia proprio quella di dare una risposta alle famiglie, alle imprese italiane, con un'attenzione particolare alla strategia per l'energia. Il governo ha già dato, il governo Draghi, delle prime risposte con alcuni provvedimenti urgenti sia sul costo del gas che dell'elettricità, cercando di calmierare i prezzi anche del carburante, con misure straordinarie per l'autotrasporto, però sappiamo che non basta, che dobbiamo fare ancora di più, diversificare le fonti di approvvigionamento, soprattutto del gas naturale, imporre un tetto ai prezzi a livello europeo, perché come singolo paese non riusciamo a farlo sull'energia, e soprattutto avere delle strategie di medio-lungo periodo più coraggiose.